e di almeno 27 morti e 10 dispersi, il bilancio ancora provvisorio di una gigantesca frana che ha colpito Hiroshima in Giappone. Lo smottamento è stato provocato dalla pioggia scesa durante la notte ed equivalente, secondo i meteorologi, a un mese di precipitazioni. Gli elicotteri stanno prestando soccorso ai sopravvissuti, ma molti abitanti sono stati colti di sorpresa nel sonno. Abbiamo riunito i membri della nostra famiglia e abbiamo cercato di uscire. Il fiume di fango che entrava in casa era davvero forte. Quando ho capito quello che stava accadendo, ero circondato dal fango che portava via anche le automobili. Poi tutto ha cominciato a franare. Le autorità locali hanno disposto l'evacuazione di circa 65.000 persone. Il terreno resta però in gran parte impraticabile, ostacolando le ricerche dei dispersi. Il primo ministro Shinzo Abe, che ha interrotto le vacanze per rientrare a Tokyo, è disposto di rafforzare i soccorsi con l'invio di personale militare.